Seconda partita in programma quest'oggi, la finale terzo-quarto posto che vede schierata in campo la formazione svizzera in maglia rossa con pantaloncini bianchi e la formazione russa con maglia azzurra, maglia blu e pantaloncini bianchi. Russia che si è presentata oggi in ranghi molto ridotti, infatti vediamo un solo giocatore a disposizione per i cambi, mentre la Russia è con 11 giocatori presenti, quindi in forte numero. La Russia che, come ricordiamo, quest'anno è il primo anno che partecipa al Mundialito e quindi vedendo insomma già così come si presentano le squadre è che la Russia punta perlomeno al terzo posto. Russia che ha concluso ieri la prima giornata, l'ultima partita di Mundialito, Mundialito che ha visto come ultima gara appunto il match tra il Marocco e la Russia, e la Russia appunto ha perso contro la formazione marocchina. Nel frattempo c'è stato subito il primo gol della formazione russa, quindi siamo già su un parziale di 1-0 dopo neanche un minuto dalla partenza. Ancora la Russia subito in posizione offensiva col numero 11 Deniskaya Zamir. Russia ancora in avanti, sempre con 10 Orlov. Lo scambio col numero 7 Plaksin. Punizione a favore della Russia. Fallo commesso dal numero 5 Demirkan. E anche in barriera si posiziona anche il portiere della formazione elvetica. In qualche modo allontana il pallone il numero 12 Cepikov Ivan. Lungo passaggio per cercare l'appoggio su Plaksin Vyacheslav, però non riesce ad agganciare, quindi nuovamente la Svizzera che parte. Si allunga il pallone il numero 91 Alen Mujic. Mujic, non c'è niente da tra i due giocatori, ne avvantaggia la Svizzera con Demirkan pronto a raccogliere la palla direttamente indirizzata dal proprio portiere russo Valerio. Demirkan ancora, forse una spinta. Subito un innesto per la formazione la formazione russa che cambia il quartetto in campo. Demirkan chiuso tra due giocatori, cade a terra e si procura quindi una punizione per la formazione elvetica. Quindi adesso siamo 2-1, situazione falli.
direttamente a cercare Mustafa. Allen. Allen chiuso in calcio di in rimessa laterale. Demirkan. All'indietro a cercare l'appoggio di Mustafa. Mustafa in avanti. La spinta su Allen. Ancora Demirkan. Mustafa, il colpo di tacco da sottovare Demirkan. Ancora Mustafa in mezzo, non trova l'aggancio con Allen. Arriva leggermente in ritardo il giocatore elvetico. E quindi può ripartire la Russia. La Russia con il portiere Cepikov. Non aggancia Slakarev. Demirkan. Allen. Demirkan chiude la porta. Demirkan, sempre lui. Mato in questo momento lo vedo relegato in difesa, quindi l'attacco è praticamente il duo Demirkan-Allen. In due su Demirkan, cercando di rubargli palla, non ce la fanno, la palla esce, nuova rimessa laterale per la Svizzera. Anzi no, gli arbitri dicono che la rimessa è a favore della formazione russa. Mette nelle mani del portiere, e adesso vediamo se cercano ancora il portiere, cerca adesso il passaggio al numero 15, Slakarev riceve la palla in questo momento, all'indietro nuovamente per il portiere. Chiuso tra due il numero 9 russo, cerca di ripartire la controffensiva elvetica. Ancora verso il portiere Cepikov. Pronti a rientrare i quattro giocatori russi. Oggi purtroppo la vedo molto dura per la formazione svizzera, che dovrà tenere botta fino alla fine con gli stessi giocatori, mentre i russi stanno giustamente proponendo la tattica di quattro sostituzioni di colpo. Infatti ancora una volta cambia il quartetto in gioco. Altri 4 giocatori in campo per la Russia. Demirkan, ancora lui, ma è il fulcro della formazione elvetica. Mato. Palla non è uscita, dice l'arbitro, quindi si può continuare. Ancora la Russia, si può andare avanti con il capitano. Ancora lui, mette in mezzo, face il tocco, sembrava un gol fatto per Vierinska, invece non è riuscito a mettere a segno.
Sostituzione per la Svizzera, esce il numero 91 Allen ed entra il numero 7 Turp Sahir. Buon controllo di palla dei giocatori russi. Senza problemi, riportano la palla verso la metà campo svizzera. Circolato verso il numero 10 Orlov. Trova l'appoggio verso il compagno, riceve palla ancora Orlov, si ferma, una finta. E cerca di mettere in mezzo, ma la palla va nuovamente in fallo, in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per battere adesso Karen Sergei, il capitano. Una palla d'oro, adesso attenzione che non se ne accorge Orlov, che anda indirizzata dalle sue parti la palla, e quindi nuovamente la Svizzera. Mustafa in avanti. Mustafa, il tocco per cercare l'appoggio su Mustafa, ancora Demirkan cerca di trattenere il pallone, non ce la fa, sfugge la palla a parte della formazione svizzera, formazione russa, e non c'è l'intesa tra Dariska e il numero 5 Karen, che era pronto davanti alla porta. Mato per Demirkan potete colla indietro per lui, fate così, riprende palla ancora Mato trova Demirkan in appoggio, però preferisce andare da solo, si va di due avversari, avanti per Turp, ancora due avversari, indietro ancora per Demirkan cerca un compagno che gli venga a dare una mano, trova Mato che si sta avvicinando e perde palla. D'impeto il portiere russo Cepikov. Demirkan è dietro per Mato. Il tocco di Mato, nuovamente scambia con Demirkan. Troppo lunga per cercare nuovamente Mato, quindi la palla ancora per la Russia. La Russia che mette con una lunga rimessa il portiere. Ancora la palla. Che però fischiata, trovata però l'azione da parte del direttore di gara che ravvisa un fallo. Quanto tra la situazione falli per la formazione russa, quindi dal prossimo fallo è il limite e poi dopo ci saranno i tiri liberi. Direttamente in tribuna, sempre di impeto, il portiere Cepikov Ivan. Sbuccia la palla Demirkan, cerca di avvantaggiarsene Karen. E invece è Mustafa che prende il pallone e lascia partire un tiro della distanza di poco sopra la traversa, potrebbe essere una buona occasione per lui. C'è comunque stata una deviazione da parte del portiere russo, quindi adesso ancora Mustafa che riceve palla con due giocatori che cercano di trattenerlo, e riparte la Russia, due giocatori anche su Demiska. Fallo.
fallo commesso da un giocatore elvetico, quindi 4-4 la situazione falli. Rosso. Giocatore svizzero, rosso, come forse russo tenendo la maglietta rossa. E si mangia il gol anche il numero 9, Afrev. Arefiev, numero 9, Arefiev. Allontana ancora il portiere russo, ancora Mustafa per Demirkan che non aggancia. Destinata a soffrire la formazione elvetica con un solo cambio. Dovrà un po' cercare di contrastare la velocità dei giocatori russi. Forse che in questo momento sembra comunque tecnicamente migliore. Anche se i ritmi comunque rimangono molto alti. Adesso vediamo un fraseggio a centrocampo con Ratskov. Ratskov che vediamo chi viene. Viene segnalato un'altra punizione. Altro fallo compiuto dalla formazione russa. E quindi si portano a 5 i falli commessi dai russi. Quindi il prossimo fallo della Russia sarà un tiro libero. Potrebbe quindi trarre vantaggio la formazione svizzera che in questo momento ha il proprio tabellone a 0 reti. Come notavamo già anche ieri, il portiere russo è senza guanti, russo nel senso di nazionalità russa, perché il portiere svizzero si chiama russo, quindi il portiere Cepikov para mani nude, mentre il portiere russo Valerio è il titolare della formazione elvetica. Ratskov aggancia, si allunga e non si intende con Zlakarev che si mangia un gol grande come una casa. Sembrava una rete già fatta, quasi impossibile da sbagliare. Demirkan contro Zlakarev. Demirkan, la finta, alla fine riesce a trovare lo spiraglio per il passaggio, troppo lungo per Mustafa. Ratskov indirizza verso il proprio compagno, ancora Zlakarev. Pallonetto a cercare Turp che però non ci arriva. E quindi tira il fiato la formazione russa. Parte con Plaksin. Ratskov, il filtro di Zlakarev
Buono tentativo di Plaksin. Demirkan sulla destra Turp, lo vede, gli passa la palla, non trova però il tempo, quindi nuovo per Demirkan. Demirkan ostacolato, probabilmente passerà Mustafa, infatti è così Mustafa dal retrovie, non trova uno spiraglio, potrebbe tirare indietro ancora per Demirkan, infatti così è Mato. Mustafa arretra la formazione svizzera, adesso c'è uno spiraglio, ci prova Mustafa, trova però, ok no scusate, pensavo fosse un altro fallo, invece no, c'è una sostituzione, quindi altri tre giocatori pronti a sostituire i titolari russi. Cambio anche per la Svizzera, torna in campo Allen per Mustafa. Turp, gli rubano palla, riparte la Svizzera, la Russia. C'è libero Razkov, prende palla, si accentra, lo scambio, ancora Razkov, si cespica sul pallone. E ancora una volta davanti alla rete sbaglia Razkov. Stoppa la palla Orlov davanti, vede il compagno arrivare, il numero 5 Karen, preferisce passare all'indietro per Daniska. Orlov perde palla, Turp per Allen, Mato va a infastidire Razkov e la palla esce, quindi la Russia può ripartire da una rimessa laterale. Ancora Orlov, sostituzione per la Svizzera, esce Turp e rientra Mustafa. Demirkan, intuizione, in profondità per Mustafa, a filtrare e si prodiga una buona azione, ma non trova comunque lo specchio della porta. Demirkan, Mato si sta posizionando nell'area piccola, Razkov cerca un po' di sopperire all'inferiorità fisica con Demirkan, riparte con Orlov vede libero Karen che stava già scattando, Orlov a cercare Draniska, Orlov, Mustafa cerca di scappare, ancora Orlov all'indietro per il compagno Razkov che segna così il secondo gol per la formazione russa. Time out.
Si riprende quindi dopo questo time out chiesto dalla formazione russa. Svizzera, il tentativo di portarsi, di accorciare le distanze. Pallo netto del portiere portiere russo, trova però Matto. C'è la trattenuta. La trattenuta sul numero 91, Allen. Ammonito anche il numero 5 di Mirkan per proteste. Primo tiro libero della partita a favore degli svizzeri, si porta proprio Demirkan. E sbaglia il tiro. Fuori. Il risultato rimane quindi invariato per di 2-0 a favore sempre della formazione russa. Russo, che serve Matto, indietro per Demirkan, chiede l'appoggio, no, preferisce cercare di pescare in mezzo Mustafa, Mustafa che però viene ostacolato dai russi, i russi che possono ripartire. Orlov, servono Plakskin. Di nuovo per Arefiev. Arefiev, il tiro, la parata sulla traversa. Si riprenderà quindi con un calcio d'angolo. Anzi no, solo una rimessa, scusate. Zlakarev. La palla è uscita, quindi è rimessa per i russi. Arefiev. Matto, serve il proprio portiere, parte la Svizzera. Questo fa l'indietro per Demirkan. Demirkan. Allen. Allen servito in qualche modo, però portano via la palla i giocatori russi. Demiska. E c'è nuovamente sostituzione per i giocatori russi. Messa corta di Sukaren, che cercava Orlov. Orlov che adesso rimette in gioco il pallone sui piedi di Zlakarev. Zlakarev non riceve palla. Matto. E se la trova però sui piedi adesso Zlakarev. Da qua era veramente impossibile sbagliare. E quindi sono tre le reti portate a segno dai giocatori russi.
Zakarev che riceve una gomitata da parte di Demirkan. Viene cacciato fuori con cartellino blu direttamente Demirkan per un fallo di reazione. E adesso si mette veramente male per la Svizzera, perché Demirkan, il capitano, era proprio il fulcro di questa squadra. Demirkan cerca di chiedere di avere l'appoggio di Zlakarev. Questa è un'azione che andrebbe rivista. Cartellino blu, quindi espulsione diretta. Demirkan quindi lascia il terreno di gioco. Inutile dire che Demirkan non è assolutamente d'accordo con questa decisione. Quindi entra in campo anche il numero 91, Allen, e non ci sono più sostituzioni per i russi, ma soprattutto non c'è più la regia del capitano Demirkan. Quindi squadra che potrebbe andare alla deriva in questo momento. Russi che possono concedersi di sostituire altri 4 giocatori alla volta, mentre la Svizzera adesso non può far altro che guardare la partita e cercare di subire meno reti possibili. Va a stare molto attenta a sbilanciarsi la formazione elvetica. Grida qualcosa di incomprensibile l'allenatore russo. E adesso i russi possono spadroneggiare. Manca il riferimento di Demirkan. Karen con l'appoggio di Ratskov. Allen cerca di andare via, fermato nuovamente da Zlakarev, all'indietro per Orlov, Zlakarev. Orlov davanti alla porta, chiedeva la palla. Non se ne ravvede Zlakarev. Messa direttamente nelle mani di Valerio Russo. Mato. Davanti a lui Karen. Dietro la mente per Russo. Senza problemi. Chepikov. Ratskov. Zlakarev. Zlakarev di nuovo. Chepikov. Vede libero Karen, invece decide di andare su Orlov e non segue l'azione Zlakarev. La palla esce per la Svizzera. Allen, la rimessa su Mustafa. Allen di nuovo. Mustafa chiede palla a Mato, la riceve, no, non ci arriva. Zoppica anche. 30 secondi. Orlov che riceve palla e scalcia di impeto arrivando sul pallone. Mustafa. Con calma Chepikov. Lancio lungo per Arfiev. Russo. Gli porta via il pallone Ratskov, che guadagna così un calcio d'angolo. Calcio d'angolo che verrà
tutto in questo momento e in qualche modo Orlov cerca di concludere a rete. Allo scadere ormai del primo tempo. Finisce qui il primo tempo sul parziale di 3-0 per la Russia.